talento, docente, amante della cultura, imprenditore. Scegliete una parola e descriverete a pieno un ragazzo bravo che con tanti sorrisi ed energia ha sempre guardato oltre l'ostacolo nel senso giusto della vita. Tanti consensi nella sua piccola Umbertide, tante belle azioni e gesta. Una famiglia unita che lo ha sempre supportato in ogni sua scelta, consapevole che sarebbe stata adeguata. Oggi con me c'è Michael Zurino, un amico, un artista e collaboratore, con il quale ogni momento speso insieme è stato un momento dove abbiamo entrambi imparato qualcosa e appreso reciprocamente. Vai Michael! Ciao a tutti ragazzi, bentornati qua con un nuovo video su Umbertide e vi ringrazio ancora per come stanno andando tutti gli altri e oggi siamo alla Casa del Talento con un giovane umbertidese, un imprenditore, un altro tuttofare che si è creato tutto da solo e avevo molto piacere a fargli un'intervista anche perché negli anni abbiamo collaborato, una persona che stimo. Oggi siamo con Michael che è qui e adesso ci racconta in breve tutta la sua storia davvero umbertidese. Ciao Manu, intanto grazie a te, complimenti per quello che stai facendo, io ricambio la stima e perché questo progetto di visibilità che dai a varie figure dell'umbertidese è molto importante ed essenziale soprattutto in un periodo come questo. Niente, come hai detto tu, mi hai definito un tuttofare, diciamo che sì, Beh, sì, dai. negli anni un pochino, ecco, ne ho fatte abbastanza e oggi ho il piacere di raccontare un pochino. Noi abbiamo il piacere di ascoltare, perlomeno io Si sicuramente. spera. Allora, niente, è tutto iniziato, diciamo, per caso, anzi non tanto per caso, ma per un'esigenza personale, perché quando facevo le medie, questa è una cosa che pochi sanno, Ah, sì. quando facevo le medie soffrivo di una difficoltà linguistica che non sto a spiegare e questo problema mi portò ad avvicinarmi, ad accostarmi al mondo della musica, specialmente al mondo del canto. E da lì, per questa esigenza, diciamo, ho iniziato a cantare, ho iniziato a divertirmi, diciamo, a esibirmi in città. Ricordo, ultimamente mi era anche ricomparso nei ricordi di Facebook, il concerto a fine anno del liceo Ah, a beh, quello Vinci, è qualcosa di storico. storico e oddio, arrivedersi un pochino poi uno critico come me, soprattutto autocritico, fa un certo effetto, Vabbè, però proprio è un punto di partenza, se non partiamo bravissimo, mai non si farà bravissimo, mai niente. bravissimo, dici bene. E niente, da lì partì, diciamo, un po' questo sogno, è terminato poi il liceo. Fui preso alla Sanremo Academy, da lì feci 2 anni a contatto comunque con grandi artisti, gente, persone che stimo e fu un'esperienza quella molto molto importante per me perché a contatto anche con tanti artisti giovani come me, italiani, fu un'esperienza che mi maturò parecchio, sia da un punto artistico che da un punto di vista comunque più personale. E niente, da lì quindi iniziai a sviluppare un po' questo progetto musicale, però più da un punto di vista sociale, e molto spesso che aveva come obiettivo proprio la solidarietà. Allora, che cosa feci? Cercai di unire il mondo del canto a quello della terapia, dell'aiuto nei confronti di persone disabili, persone bisognose. E quindi al liceo, alla scuola media, alla scuola elementare, intrapresi dei progetti che tendevano proprio a unire sia il mondo della musica e del canto che appunto i loro bisogni.
E furono progetti che andarono benissimo, furono esperienze davvero straordinarie. Da lì sviluppai anche un progetto di musical per persone non disabili, ma con appunto ragazzi del liceo, e furono veramente 2 anni stupendi. Anche quelli capitano a volte nei ricordi, però sono ricordi davvero piacevolissimi. E ancora oggi incontro, insomma, queste ragazze che ora cominciano a essere grandicelle, e però ricordano sempre con tanto affetto Ringrazio. quei momenti. E niente, poi da lì iniziai creando Artist Academy, che oggi è una scuola che in Italia conta 5 sedi sul territorio nazionale. Sto lavorando affinché possa coprire la gran parte delle regioni italiane. Attualmente siamo appunto in Umbria, Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia. E tutto è partito da Tutto Umbertide, è e partito da questo è molto Umbertide, e importante. pensate, da un Quindi, garage. non è il primo che è partito da un garage, c'è qualcuno che ha fatto delle cose molto importanti partendo da un garage, Non mi ci quindi. sento assolutamente, perché quello ci ha creato un impero. Io non è il mio obiettivo creare un impero, però vedo che la realtà di Artist Academy lavora molto bene da un punto di vista proprio dei giovani, per tenerli uniti, per far fare loro qualcosa insieme che sia al tempo stesso qualcosa di artistico, ma anche qualcosa di utile alla società. Quindi questo a volte è proprio il bello di Artist Academy, e le nostre sedi su cui lavorano proprio in tal senso ci riescono benissimo. E niente, poi ecco, nel tempo ho provato a fare un passo un tantino oltre, un tantino, diciamo, un pochino più grande di 1 metro. E sempre all'Umbertide ricordo l'esperienza di Artist Academy, programma televisivo, ormai sono 4-5, parliamo di 4-5 anni fa, e l'esperienza anche quella bellissima, molto faticosa, perché furono 9 mesi di programma televisivo qui ad Umbertide. Mi ricordo, c'era il finale tipo a Montone, a No, Corno, no, come era? la Avevo visto. finale fu a Santa Croce, Ah, serata no, però c'era bellissima. tipo un evento, avevi fatto, mi ricordo, perché era in Facemmo, concomitanza con un evento che avevo fatto io a fa Corno. sì, nel frattempo facemmo, bravissimo, facemmo al vecchio Hotel Rio, Sì. facemmo una serata, ma ne facemmo tante al tempo. Facevamo durante l'anno tutte queste serate, occasioni in cui i nostri concorrenti potevano comunque in un certo senso avere anche un contatto Cioè, che con la gente di pensare Umbertide. una cosa del genere, Umbertide, Pochi, sembra proprio paranormale, sembra che quando pochi. parli, e invece ci sono le stesse È possibilità che accaduto, è abbiamo accaduto. No, ovunque. pochi ricordano che comunque quell'anno vennero ad Umbertide, proprio per questa, Capito, proprio per questa quindi occasione, Katia è Ricciarelli, importante. Edoardo Vianello, Povia, Lisa, tutta gente che oggi vediamo in televisione, ma che quell'anno, nell'arco di quei mesi, vennero ad Umbertide. E ricordiamo, anche se è un settore, un'elite abbastanza particolare, quell'anno vennero a Umberti dei massimi esponenti del canto italiano. Ovviamente, se ora elenco i nomi, chiaramente ad un pubblico che non è molto interessato Sì. all'ambito, sono nomi poco conosciuti, eppure se diciamo questi nomi a degli specialisti, cioè riconoscono che ad Umberti davvero vennero Vabbè, i nomi che hai fatto, sì, però ecco, ricordiamo, ma parlo adesso. di Juvarra, Fussi, Hera, Alex Paravano, Galeano, tutta gente che in Italia diciamo rivestono quel ruolo Importante. di veramente maestri di canto davvero eccellenti. E niente, vennero tutte ad Bene, Umbertide. E bene. insieme a loro altri 27 concorrenti provenienti da tutta Italia, perché in quel periodo 27 persone si spostavano per venire ogni weekend ad Umbertide. E venne, diciamo, creammo anche un certo indotto al E territorio adesso c'è proprio qui al centro di Umbertide, che importante. Ci questa è troviamo con proprio un in rilancio, siamo proprio in casa, casa. c'è questa, come la definiamo?
Allora, anche questo penso che sia un bel progetto utile, che non so che futuro avrà, perché come capirete, come ecco, anche Manu sa, è un progetto diciamo, che ha i suoi costi La location è è di tutto capitato. rispetto, quindi. Location strepitosa e come capite, come pensate, la Casa del Talento 2020 è venuta proprio in un anno molto particolare, Preciso. quindi però diciamo che non demordo anche perché il periodo ci ha allo stesso tempo consentito anche una riprogrammazione, quindi tutto ciò che abbiamo perso in questi 3 mesi. Li stiamo ora recuperando nel corso dell'estate e ricordiamo che questo è un progetto che ad ottobre comunque terminerà. Questo l'abbiamo sempre detto sin dall'inizio, è proprio un progetto a termine che punta a formare, anche se aspettate, formare non è forse il termine migliore, a far capire alla gente se una determinata attività, una determinata professione è davvero, rispecchia davvero il tuo talento, le tue capacità, le tue Certo. abilità. Quindi è quello il lavoro che vuoi fare nella vita, questo è quello che ti porta a capire la casa del talento. E finora abbiamo accolto anche con questo progetto persone da tutta Italia che sono venute qui a Umbertide, hanno mangiato, bevuto a Umbertide, hanno pernottato ad Umbertide e si Benissimo. sono formati comunque qui in questa scuola. Bene. E tutti chiaramente tutti soddisfatti, Soddisfatti. commenti positivi. Noi raccogliamo, ce l'ho nell'altra stanza, raccogliamo in un grande contenitore tutti i bigliettini con diciamo un loro feedback e sono davvero delle parole molto molto belle che spesso mi piace proprio fermarmi a leggere perché veramente ti fanno capire che questo progetto è servito a qualcosa. E forse questo progetto lo vedono addirittura più fuori da Umbertide che Umbertide, però sta facendo Bravo, comunque un grande bravo, lavoro bravo. per la città, perché se porti gente che conosce, che Crea magari un riparla, indotto, che bravo. crea un qualcosa che qualcun altro può vedere. Vedi, Manu, il segreto è questo, poi tu lo sai Sì, meglio di sì. me. Bisogna creare quelle Assolutamente. situazioni che portano, cioè, se determinati contesti, se determinate città sono qualcosa, è perché qui in quella città ci stanno comunque delle situazioni artistiche, delle opere d'arte che portano Certo, c'è gente, stata o comunque degli eventi, degli no? eventi. Pensiamo a Lucca Comics, no? Chi Pensiamo, è che conosce Lucca? no? Cioè Lucca è Oh, conosciuta non per le lo mura, per associ lì. a quel progetto, Tutti quindi bravissimo, conoscono questo perché c'è Lucca bravissimo. Quindi Comics. dovremmo noi giovani, secondo me, che abbiamo un pochino un Sì. certo estro della creatività, creare delle Assolutamente. occasioni che portino gente da fuori. E questo è il nostro obiettivo. Non bisogna rimanere alla festa paesana che Assolutamente sì. Assolutamente. porta solamente, che muove solamente la gente di Cielo Interno, capito? Poi, come ho detto negli altri video, penso che tu hai sfruttato molto il web, l'online per la tua promozione, per la promozione delle, diciamo, le attività che conduci. Quello per far vedere Umbertide e quello che facciamo al di fuori di Umbertide e anche a Umbertide, penso che sia la miglior Benissimo, cosa. dici bene, e però guarda, negli anni, dato che ormai sono quasi 10 anni che, come dici tu, utilizzo questi social, e negli anni ho capito anche come vanno utilizzati, perché a volte rivedendo certi miei post sono il primo a farmi autocritica e Certo. dire, cavolo, se io, Umbertinese, avessi letto quelle frasi, insomma, quei Assolutamente. post a volte. Io stesso dico che potrei aver esagerato, ma perché? Perché comunque siamo giovani e non sappiamo a volte trovare un equilibrio, capito? Cioè siamo a volte troppo presi da quel senso di Sì, euforia, di assolutamente. entusiasmo, che a Sembra che tutto volte. quello che facciamo va bene. Bravissimo, Col senno bravissimo. di poi riguardiamo e diciamo, qui avevo sbagliato, però Ci questo, montiamo la testa qualche sì, volta, anche. però a volte, ragazzi, Però è apprendere, capito? è Tu quasi fai una logica, cosa, capito? sbagli, però impari Bravissimo, tantissimo. Se non la bravissimo. facevi, tu adesso stavi dicendo queste No, cose, no. E assolutamente. allora vuol dire che è stata una cosa da cui hai appreso qualcosa. Ad oggi io dico che il primo consiglio che darei a un giovane è prima di tutto c'è Sbaglia. cercare, bravissimo, sbagliare, ma anche cercare poi l'equilibrio. Perché proprio quando tu trovi il metro, la misura per fare le cose, è lì che diventi maturo, capito?
questa è la cosa che bene, è difficile imparare, però... Allora, niente, diciamo che... Però aspetta, lasciami... Ecco, bravo, lasciami dire, perché abbiamo parlato di te, però parliamo di te anche perché io e te ci siamo conosciuti in un momento in cui, sì, ero ritornato un pochino a fare qualche canzone, a fare un po' di musica, in un momento particolare della mia vita, e lì, lui mi ha contattato, perché vedete, lui... è una di quelle personalità umbertinesi che stimo. Perché? Perché, come posso dirlo, perché lo so, può anche me, è uno di quelli che include. Perché ragazzi, all'interno di un paesino è difficile includere, perché all'interno di un paesino coesistono tante dinamiche, spesso di gelosia, invidia, ma è normale, come c'è Umbertide c'è in altri contesti, quindi a volte si fa difficoltà a includere le persone in determinati progetti. Io negli anni personalmente ho imparato a includere tutti, anche le persone che so che a volte parlavano male di me, però è bello quello, perché non è il tanto fermarsi alla persona che parla male di te, ma è l'apprezzare, è il riconoscere le abilità, le competenze di quella persona, capito? Perché se me mi stai su te, non importa, ma io riconosco prima di tutto che tu sei bravo, che, certo, che tu puoi apportare un valore aggiunto a una cosa. Manu, io non lo so che tipo di giudizio aveva nei miei confronti, eppure in quel periodo mi incluse in certi suoi progetti, mi fece aprire Gabri Ponte al Vanini. Beh, quello è stato, quello... penso, una serata con oltre 2000 presenze. Che... fantastica. È guarda. Stata anche difficile organizzare il tutto, perché capite che con una serata che ha grandi aspettative, includere tutti noi che facciamo parte di una crew, tutti allo stesso, non è stato facile, però quella ci ha portato veramente una serata, una visibilità importante davvero, perché è stato bello. Però come quella, il Capodanno e tante altre cose, sono stato veramente contento, perché abbiamo sviluppato un qualcosa a Umbertide che è stato carino e recepito dalla gente, quindi sono contento. Assolutamente. Bene. E allora, ultimo messaggio, anche Michael ci lancia questo messaggio, che da Umbertide vai avanti, possiamo fare, credo, qualsiasi cosa. Ragazzi, Umbertide non è detto che, anche se il paesino mi ha molto colpito il tuo primo video, lì hai lanciato un messaggio importantissimo. Non è detto che, anche se un paese è piccolo, non è Roma, non è Milano, allora lì vuol dire che tu non puoi diventare qualcuno, non puoi essere tu qualcuno. Non puoi assolutamente. È quello. Ricordiamo che Kant, chi lo conosce, è un grandissimo filosofo. Kant aveva un bab e una madre che erano dei grandi ignoranti, erano dei adesso non mi ricordo che tipo di mestiere facevano, però erano proprio di una classe sociale molto 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 bassa, eppure divenne Kant, uno degli intellettuali più grandi dell'epoca illuminista. Quindi ragazzi, l'importante è appunto la dedizione, l'impegno, il credere davvero. Assolutamente. E soprattutto immaginarsi, avere una visione di quello che si vuole fare, questo è fondamentale. È quello che auguro in Italia, è davvero, mamma, no, grazie a te. Io sono stato felicissimo di averti qui con noi e ringrazio ancora tutti quanti, e ci vediamo presto con un altro video sempre su Umbertide, con un altro artista giovane che farà la storia di Umbertide. Grazie a tutti e un saluto. Ciao.